partita, la finale Junior Senior in linea e a tempo, 15 minuti come detto, 3 traguardi volanti collocati a distanza di 5 giri, con i giri di ascesa una 4, seconda munizione per il concorrente numero 235 Zarin Andrea che entra in difesa, seconda munizione per l'atleta 235 Zarin Andrea che entra in difesa. Entrano anche ammoniti il concorrente numero 108 Anastasini Tommaso, il concorrente numero 194 Bordicino Tommaso. Siamo a 2 giri dal primo traguardo volante, ce ne saranno 3 per questa finale. Il tempo intanto è meno 13:30, meno 13:28. Prossimo passaggio spiegherà Panna ad annunciare a tutti i 29 atleti che vediamo in formazione compatta sul percorso che ci sarà il primo traguardo volante per loro. Spillo della campana perché sul prossimo traguardo ci sarà il primo traguardo volante. Guardo avanti su questo passaggio, targato numero 5 perché poi ricominciamo a sparare. Si aggiudica il primo traguardo volante il concorrente 388, 388 Salino Ulrico. Tempo, siamo a 12 minuti allo sciogliere dei 3 giri ultimi che verranno esposti e 4 giri al primo, al secondo traguardo volante. Ricchi davanti a Mascagini, dai! Una ben sostenuta da tutti gli atleti. Stiamo avvicinando al passaggio del 3 allo secondo traguardo volante. E i due elementi ancora sul percorso che compongono il gruppo di testa che stanno per tentare di superare il traguardo dei 2 giri al prossimo traguardo avanti, al secondo traguardo avanti dei 3 previsti. 11 minuti allo scadere prima che vengano esposti i 3 ultimi giri da coppia. Questa prova a tempo e la tua è decisamente sostenuta, ci sono degli atleti che stanno pagando lo sforzo, che sta ancora sostenuta, siamo allo sfido della campana, prossimo traguardo volante a premi, per chi lo supererà per primo. A lanciare la lungo ai concorrenti cittadini di Nicchia numero 6, vediamo saprà mantenere questo lungo sino al prossimo traguardo dove è caricato il secondo traguardo volante, siamo alla data del secondo traguardo volante. Se lo aggiudica il concorrente numero 46, Bossi Leonardo. Secondo traguardo volante per Bossi Leonardo. E ritorniamo ai meno
4 terzo ed ultimo traguardo volanti in palio, mentre minuti prima che vengano esposti gli ultimi tre giri sono 9:46. Siamo a tre giri dal terzo ed ultimo traguardo volante per questa finale. 9:22 minuti e secondi al termine prima che vengano esposti tre giri. Ciocco, tanto i concorrenti che compongono il gruppo destra, gara in linea estremamente selettiva questa, che con i traguardi volanti di mezzo, questi alunni hanno proprio questo effetto, quello di sfiancare alcuni atleti. Superato il traguardo di due giri all'ultimo traguardo volante in palio, il Grau 1 solo sul prossimo passaggio di spina verticale. Siamo allo spinto della campana, prossimo traguardo, traguardo volante a premi, l'ultimo dei tre programmati. Seconda posizione per il concorrente 194, Bonvicino Tommaso che passa la schiena. Volata per il traguardo volante, vediamo chi se lo aggiudica su questo passaggio. Terzo traguardo volante per il concorrente 258, Salino Alberto Maria, che si è aggiudicata il terzo traguardo volante. Quindi sono stati assegnati i traguardi volanti, questo giro non evidenzia più nulla perché mancano 7 minuti e 30 secondi allo scadere del tempo prima che ricompaiano sul contagiri i tre giri al termine. Procedendo spediti con buonissima natura. In attesa che scada il tempo, 7 minuti, tra 7 minuti sul contagiri riappariranno i tre giri al termine. Guardi avanti, si sono esauriti, sono stati tutti assegnati per guardi avanti, quindi sul prossimo passaggio era solo da dire il tempo, mancano 6 minuti e 45 secondi, tra 6 minuti e 40 secondi riappariranno sul contagiri i tre giri al termine. 6 minuti e mezzo prima che vengano segnalati i tre giri alla conclusione per tutti gli atleti in gara. Sei minuti allo scadere del tempo. Non andare indietro, non andare indietro! Sempre la formazione di Giorgio Raffaele che facendo la coppia come pazza per campare il nuovo passaggio in questa gara a tempo in linea. 5 minuti e mezzo prima che il contagiri esponga i tre al termine. Sono il campionato di grandi guida di questa formazione che sta
finendo fisicamente, Messi che sta mantenendo un'ottima andatura, mentre i minuti al termine sono 4:50. Sei, cinque, quattro, tre, due,
avanti, e questo importante vantaggio conquistato, procedono nella loro fuga, nella loro allungo, alle loro spalle ci si può fare. Transiteranno sul traguardo dell'ultimo giro. Lo squillo della campana evidenzierà a loro che c'è un ultimo giro da compiere. Sono sfuggito in mano nel passaggio precedente perché coloro